Entrate quindi in campo le due formazioni, Cisternetti sulla sinistra, completo bianco, pantaloncini azzurri, calzettoni bianchi, affronta per il ritorno di Coppa Latina Sport Academy con completo blu, righe nere verticali. Tutto pronto quindi, può iniziare finalmente l'incontro con il Latina che tocca il primo pallone, attaccherà da destra verso sinistra, la squadra con un completo blu scuro, complica un po' le cose, ma comunque rimane un gol di bellissimo match, Galarza va in porta, Abruzzese ci mette le mani, calcio d'angolo Cisterna. Due in barriera per Abruzzese, parte Capponi, va da Gambarotta, pensa al destro, colpita Bagnato, palla che si impenna, buona proprio per Bagnato che può superare anche Tombesi, parte Bagnato in porta, palo esterno, occasione in contropiede creata dal nulla qui da Bagnato, trova solo però il Ligno alla sinistra di Marciano, resiste la difesa della Latina, attenta alle scalate, intanto Tombesi in porta, doppia direzione, beffata qui Abruzzese che veniva sfortunata, vede il pallone infilarsi sulla sua sinistra e arriva il gol del vantaggio. Sblocca il match Barbara Tombesi, 1-0 Cisterna. Attenzione, preferito calciare in porta, intanto ancora Tombesi in porta, l'altro destro incrociato, bellissimo questa volta, se lo inventa ancora, altro destro all'angolino e torna sempre lì sotto la tribuna, raddoppio Cisterna, raddoppio Tombesi, 2-0. Due minuti ne ha fatti due, bellissimi, la numero 13. La serata piovosa ma ricca di emozioni in campo, intanto bello il triangolo per Bagnato, va in porta, Marciano con la manona nega il gol, sempre alla 3. Sistema il pallone Tombesi, rincorsa ovviamente lunga per la 13, va in porta a sfidare Abruzzese, va con il destro, molto potente, alto però. Tocca ancora in avanti, poi arriva il destro vincente qui di Gambarotta e appunto come già riferito all'andata Abruzzese si spinge spesso in avanti ma non sempre, il portiere di movimento fa bene a Latina e arriva subito quindi il gol del 3-0 della Cisterna, l'annuncia lo speaker. È sempre lei a segno, 3-0 Cisterna. Partire Bagnato, Conte passi la 3, va diretta in porta, molto potente ma vola Marciano, la leva dall'incrocio di pali, la numero 1 del Cisterna. Rimessa laterale, Milan ancora per la 3, si muove Bellato, Bagnato la ignora, poi la serve ora, bella la girata di Bellato che però spedisce il pallone sul fondo, quasi a Marciano battuta, esce vicino al palo destro qui la sfera. Capponi, apertura di gioco per Gambarotta, ancora in porta, forte sotto l'incrocio Abruzzese con la manona, smanaccia alta, ancora calcio d'angolo Cisterna. Ora 3-0, vediamo se il Cisterna continuerà con questa scalata a livello numerico, 3-4-5, ora vedremo se arriveranno a 6, intanto Tombesi ci prova, Abruzzese è prontissima con le ginocchia, esulta. Bagnato, ovviamente siamo ironici. Bagnato si guarda intorno, sceglie bene, ancora Farnioli, bello il triangolo, chiuso dalle due, ancora Bagnato, buona la spinta, va in porta, Marciano respinge, Gambarotta deve intervenire, Capponi, bello il lancio sul secondo, palo arriva Gallarza, Abruzzese clamorosamente se la trova addosso e riparte da Farnioli, si muove di Curzio, Farnioli porta palla, pensa al destro, la trova Marciano a terra. Gambarotta verticale, Puma, bella rullata, mandare a vuoto, Fiorentina ancora, Puma finisce il campo, finisce anche il match. Vince anche questa volta il Cisterna che non si ferma più, 3-0 dopo il 5-2 dell'andata, passa il turno del Cisterna Ledi in questo derby contro il Latina Sport Academy, è tutto dal Palasport di Cisterna di Latina, un piacere come sempre accompagnarvi in queste serate di futsal.